La Toscana celebra i diritti e dedica la sua festa, quella del 30 novembre, ad un personaggio che ha agito con forza nella Chiesa e nel mondo, Don Lorenzo Milani, ricordando che qui, primi al mondo, abbiamo abolito nel 1786 la pena di morte. Sul palco della seduta solenne del Consiglio regionale c'erano i rappresentanti delle tre principali religioni monoteiste, cristiana, musulmana e ebraica. Un segno profetico, avrebbe detto Don Milani, in tempi di convivenza a livello globale così difficili. Il segnale la Toscana lo manda comunque anche all'Europa. Attraverso il suo Consiglio regionale è stata approvata all'unanimità la relazione del presidente Antonio Mazzeo, tecnicamente si tratta di un parere, al Comitato delle Regioni sulle politiche di concorrenza, e venerdì 1 dicembre si è riunita anche la conferenza delle assemblee legislative regionali europee. A rappresentare la Toscana c'era il presidente della Commissione, Gazzetti. Indipendenze digitali era il titolo del concorso Toscana in Spot di quest'anno e ha premiato tre giovani videomaker che hanno affrontato in maniera originale e creativa uno dei temi del momento. A proposito di giovani, si è insediato anche il nuovo Parlamento degli Studenti, che ha eletto a presidente una studentessa albana, scelti anche i suoi due vice. Il 25 novembre è stata la giornata contro la violenza sulle donne. In tante piazze toscane ci sono state manifestazioni ancora più partecipate dopo gli ultimi tragici fatti di cronaca. Anche i consiglieri hanno espresso le loro considerazioni. Ecco il presidente dell'Assemblea. Se ognuno di noi fa la sua parte, io sono certo che questa tendenza, che è una tendenza devastante nelle nostre comunità, guardate, noi conosciamo i casi purtroppo di femminicidio, di morti violente, ma c'è la violenza psicologica, c'è togliere la libertà alle donne, quello che resta nel chiuso delle mura di una casa che invece va sconfitto. È un tema culturale profondo, un cambiamento profondo su cui noi uomini possiamo svolgere un ruolo fondamentale. Il 30 novembre è la festa della Toscana, è la data, lo ricordiamo, in cui nel 1786 il Granduca Pietro Leopoldo abolì la pena di morte, una svolta storica, nessuno lo aveva mai fatto fino ad allora. Dal 2000 la Regione Toscana, Consiglio e Giunta celebrano questo anniversario. In questa ultima legislatura, in maniera particolare, lo legano all'attualità. Il 2023, infatti, è anche il centenario della nascita di Don Lorenzo Milani. Quale migliore occasione per ricordare la sua figura così importante e ancora così vicina ai nostri giorni? Credo che sia una scelta che fa onore alla Regione, al Consiglio e alla Giunta, perché in questo momento Don Lorenzo Milani è un testimone di questa terra particolarmente attuale. Lo è come prete, lo è come credente, lo è come maestro e lo è soprattutto come critico di quel modello di sviluppo che negli anni 50 e negli anni 60 ha visto convivere una Toscana ricca alla quale lui apparteneva e una Toscana molto povera, sfruttata nelle fabbriche, nelle campagne. Sicuramente dal tempo di Lorenzo Milani molte cose sono cambiate, ma forse dovremmo guardare a questo tempo con l'occhio di Don Lorenzo e vedremmo l'aumento delle disuguaglianze, i pochi investimenti nella scuola, nella sanità, nei beni comuni che stavano a lui tanto a cuore e soprattutto una perdita di patriottismo costituzionale. Lui aveva definito la nostra Costituzione quella che aspettiamo da 2000 anni e forse Don Lorenzo Milani oggi ci direbbe di attuarla e non di stravolgerla. All'evento che si è svolto al Teatro della Compagnia a Firenze dedichiamo anche un ampio servizio speciale in onda in questi giorni su Telegranducato. È il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ad aprire e chiudere i lavori. È un tempo difficile quello che viviamo. Abbiamo pensato ad un certo punto se farla o non farla questa festa. Lo abbiamo fatto pensando alle vittime del terribile alluvione, a chi ancora ha un'azienda che non si riapre, le famiglie sono in difficoltà, però abbiamo pensato di farla per mandare un messaggio forte alle ragazze e ragazzi più giovani, di non voltarsi mai dall'altra parte, di costruire le condizioni per cui ci sia una giustizia sociale più forte, per fare in modo che le parole di Don Milani, quel I care, quel me ne prendo cura, siano alla base del nostro impegno. Quell'I care noi l'abbiamo voluto apporre poco tempo fa all'ingresso dell'aula consiliare. L'abbiamo voluto apporre proprio per mandare un messaggio ai consiglieri regionali
ma anche a tutte le cittadine e i cittadini che quella è la via maestra, prendersi cura degli altri. Con lui ci sono gli altri membri dell'ufficio di presidenza, naturalmente una celebrazione condivisa, così come significativa è stata la scelta del tema e del personaggio a cui dedicare la festa del 2023. Ecco i due vicepresidenti. Quest'anno ci siamo trovati tutti insieme nella formula della festa della Toscana, la Toscana dei valori umani e della lotta alle disuguaglianze a 100 anni dalla nascita di Don Milani. Una figura sicuramente che unisce in un periodo della nostra storia che è quanto mai complesso e che ci tramanda degli insegnamenti importanti, ma che ci ricongiunge idealmente allo stesso illuminismo, in una matrice cristiana identitaria che ci insegna ad avere cura degli altri, I Care. Una festa che ha sempre un grande fascino, un valore unico, I Care, l'idea di prendersi cura degli altri, di chi soffre e non solo, degli ultimi e non solo, ma soprattutto di farsi carico di tante persone che in questo momento sono in difficoltà, lo sono nella nostra regione, lo sono nel mondo, la Toscana si deve fare carico di tendere sempre una mano verso gli altri, la Toscana l'ha dimostrato nella propria storia rispettando il valore dell'uomo quanto tale, rispettando il valore della persona in quanto tale e oggi bisogna affermare questi nostri valori e affermarlo con una festa che ricorda la nostra storia e che dimostra che la Toscana può avere un ruolo non soltanto nel contesto nazionale ma anche internazionale. Ascoltiamo altre opinioni di altri membri dell'ufficio di presidenza, rimandandovi poi al nostro speciale. La Toscana dei diritti e la Toscana che contrasta le disuguaglianze nel segno di Don Milani in un momento come questo ci fa capire quanto attuale ancora sia il messaggio del prete di Barbiana e come il suo messaggio vada molto oltre i confini della Toscana. Da un lato nella politica interna, perché noi abbiamo un paese fondato sulla Costituzione più bella del mondo, ma che per larga parte, soprattutto nel suo articolo 3 sull'uguaglianza, è ancora un manifesto politico tutto da realizzare, ma dall'altra parte è un messaggio, come dicevo, che raggiunge gli scenari dei conflitti internazionali. La proposta di invitare i tre rappresentanti delle religioni monoteiste è una proposta che ho fatto io all'interno dell'ufficio di presidenza, perché penso che la giornata dedicata alla festa della Toscana, a maggior ragione nel momento in cui questa festa quest'anno abbiamo appunto intitolato a Don Milani, debba anche essere un segnale di dialogo, un segnale sicuramente di pace. Le nostre comunità stanno insieme se teniamo presente, abbiamo presente che sono comunità composte da persone che hanno fedi e credi religiosi differenti. Quindi il segnale che oggi parte dalla Regione Toscana, dal Consiglio regionale, è sicuramente un segnale fortissimo. Sì, è una scelta bella, importante, assolutamente condivisa e anche le presenze che hanno arricchito questa seduta solenne danno il senso profondo di una voglia da parte del Consiglio regionale, da parte della nostra comunità toscana di essere ponte di dialogo, di costruzione, di occasioni di speranza e di pace. E anche questo è il grande messaggio che noi vogliamo lanciare in occasione di questa festa della Toscana 2023. Ospite e relatrice di rilievo è la presidente emerita, era in carica fino a pochi giorni fa, della Corte Costituzionale, Silvana Sciarra. Sottolinea la presenza dell'arcivescovo, del rabbino, dell'imam di Firenze sul palco insieme a lei e la necessità così di riproporre il dialogo interreligioso che da Firenze e dalla Toscana ha sempre ricevuto una grande spinta. Pensiamo alla Pira. Saluta i tanti studenti presenti e la Corte aggiunge ha ripreso il proprio viaggio nelle scuole italiane. Poi ricorda che i richiami alla Costituzione nel pensiero di Don Milani sono frequenti e fanno riflettere sulla forza pedagogica e sulla sua attualità. Ampio il riferimento che fa alle novità che il prete di Barbiana porta nell'educazione, nella scuola, pensieri all'epoca rivoluzionari che poi però hanno trovato applicazione. Alle sue parole si richiama anche il presidente della Giunta, Eugenio Giani, che poi torna a quella che è l'origine di questa festa, al valore di affermare i diritti fondamentali dell'uomo. La festa della Toscana significa sempre il riconoscimento delle eccellenze, degli aspetti che proprio sul piano dei valori caratterizzano la Toscana. In un mondo che chiede diritti per la persona,
chiede che vi sia la valorizzazione della persona umana in tutto il mondo, costellato purtroppo sempre più da guerre, e quindi la questione dei diritti si unisce a quella della pace. E proprio stamani, in nome di Don Milani, il riferimento a quello che sono i valori che attraverso la pace, l'obiezione di coscienza, il diritto e il riconoscimento a un'educazione per tutti, sono quelli su cui si è conformata una delle regioni che viene considerata fra le più civili del mondo. Dal cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, Isa di Nedir, imam di Firenze, Gad Fernando Piperno, rabbino capo sempre di Firenze, arriva un ulteriore messaggio di pace e un appello per il dialogo. È importante, dice Mazzeo, che siano tutte qui insieme le principali autorità religiose della nostra regione, di questa città. La festa della Toscana comunque non si esaurisce qui, vive anche in tante realtà piccole e grandi della regione, con iniziative che mettono in evidenza i diritti e che spesso fanno riferimento proprio alla grandezza di Don Milani. Non a caso il motto che qui giganteggia è I care, mi prendo cura, mi interessa, uno slogan che è l'esatto opposto del disinteresse, dell'indifferenza, del me ne frego fascista. La terza commissione prosegue il suo viaggio nei luoghi della salute. In questi giorni i suoi membri hanno visitato così l'ospedale di Orbetello, la regione e l'azienda sanitaria confermano l'intenzione di investire e vogliono affrontare anche quella che è la principale criticità, il reperimento di personale medico specializzato. C'è un problema nazionale, non solo di questo territorio, nel reperire alcuni professionisti, e ovviamente questo si riverbera anche su questo presidio. Professionisti molto motivati e un grande lavoro fatto sull'integrazione con il territorio, che è uno dei temi che dobbiamo tutti quanti in qualsiasi parte della regione realizzare davvero. Cioè il medico di famiglia, e si parla davvero con gli specialisti che sono in ospedale, perché il cittadino non può trovare due mondi completamente separati e da solo andare da una parte all'altra. Su questo mi pare che qui in questa zona di stretto si sono fatti dei grossi passi avanti, e le ulteriori sperimentazioni che si faranno nei prossimi anni saranno elemento assolutamente importante. Devo dire che con questi professionisti possiamo sopperire a quelle mancanze sia di numero che di denaro che abbiamo purtroppo. A Firenze invece la commissione ha ascoltato la direttrice dell'ASL Toscana Nord-Ovest, Letizia Casani, sul servizio pediatrico a Volterra. L'audizione fa seguito a quella di 2 settimane fa in cui l'associazione SOS Volterra ha espresso preoccupazione per il ridimensionamento del servizio pediatrico. Casani ha spiegato come all'ospedale di Volterra sia presente attualmente il servizio di ginecologia e quello di pediatria, nonostante non siano riconosciuti dagli standard previsti dal decreto Balduzzi, che classifica gli ospedali in base al bacino di utenza. Altro argomento trattato: le politiche in materia di salute mentale. Sono stati ascoltati associazioni e rappresentanti delle aziende ospedaliere, universitarie e sanitarie. Il lavoro delle altre commissioni, la seconda, sviluppo economico, e la quarta, territorio e ambiente, hanno lavorato insieme e hanno parlato col presidente del consorzio di bonifica del Medio Valdarno dopo l'alluvione di un mese fa. Tema quanto mai attuale, gli effetti di quello che è accaduto sono davanti ai nostri occhi ancora. Parere favorevole della seconda commissione a maggioranza alle modifiche al decreto sul commercio del 2020, che riguarda le strutture di vendita e le fiere, se ne discuterà poi in aula. La quarta commissione ha detto sì, sempre a maggioranza, al piano integrato del Parco della Maremma. Seduta di audizioni per la commissione controllo, che ha affrontato i temi legati ad ESTAR, l'ente di supporto tecnico amministrativo regionale nell'ambito sanitario, e al PECCI di Prato. La commissione cultura prosegue infine il percorso degli stati generali, che ora si proiettano al Salone del Libro di Torino. Per questo c'è stata un'iniziativa per incontrare una rappresentanza di editori toscani, associazioni di promozione, fondazioni, organizzatori di eventi, università, istituzioni come la Crusca, per organizzare appunto nel modo migliore la partecipazione all'edizione 2024 del Salone. Di Europa si occupa nello specifico una commissione, per bocca del suo presidente Gazzetti, ha portato le proprie istanze nella conferenza delle assemblee legislative regionali europee. Il presidente del Consiglio regionale Mazzeo ha invece illustrato il parere sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'Unione Europea. Voto unanime in una seduta, la 158esima plenaria del Comitato delle Regioni, che si era aperta a Bruxelles con il ricordo delle vittime dell'alluvione in Toscana.
non era innanzitutto scontato che venisse votato da tutti, ringrazio tutte le forze politiche e soprattutto tutti gli stati. Noi abbiamo una necessità, l'Europa è più forte se riesce a tenere tutti insieme. Evidentemente dopo quello che è accaduto in Ucraina, dopo la pandemia, si è deciso un po' di rendere più flessibili le norme sugli aiuti di Stato e questo ha messo in difficoltà chi aveva meno possibilità. Oggi parlare di concorrenza e di aiuti di Stato sembra parlare di qualcosa che è lontano dalle vite delle persone, invece vuol dire tanto, perché se un'azienda ha più aiuti di Stato può concorrere nel mercato interno in maniera migliore di altre, questo vuol dire perdere posti di lavoro. Il nostro obiettivo è che l'Europa cresca tutti insieme e abbiamo chiesto alla Commissione proprio pian piano di tornare indietro, di ricostruirle quelle condizioni di equilibrio, perché una buona concorrenza vuol dire offrire ai cittadini servizi migliori, soluzioni migliori e dare più opportunità. Ecco perché poi alla fine tutti hanno deciso di sostenere il parere e sono orgoglioso di questo. Il Corecom premia i migliori brevi filmati sul tema indipendenze digitali. È il concorso Toscana eSport che si è ripetuto anche quest'anno. Sì, è giunto quest'anno a 10ª edizione questo premio, questo riconoscimento di Toscana eSport. È un momento importante perché appunto è una valorizzazione di un lavoro ormai decennale. Anche quest'anno sono arrivati tanti video un po' da tutta la Toscana, soprattutto di ragazzi e ragazzi, che appunto si sono cimentati su questo argomento che avevamo messo in evidenza, che era quello appunto delle indipendenze digitali. In questo senso per noi è un tema centrale per quanto riguarda il Corecom, perché il tema di sensibilizzare le nuove generazioni non solo su questo tema, su questi strumenti, su queste competenze è un elemento importante di valore, di mission generale del Corecom. Al primo posto il video offline della 21enne Chiara Rossi, interpretato dall'attrice Maria Simoncelli. Abbiamo realizzato questo spot dove lei praticamente si trova appunto tutti i giorni a casa che sta con il telefono e a un certo punto improvvisamente si ritrova in un luogo totalmente desolato e diciamo che appunto il messaggio è quello di guardarsi intorno ed evitare di stare sempre al telefono perché appunto poi dopo ci perdiamo quello che succede intorno a noi. Arriva secondo, hai controllato lo smartphone di Brian Vannacci.
Questo video è stato il risultato di uno sforzo collettivo, non solo da parte mia, ma anche di altre persone con le quali appunto ho collaborato. Si tratta di un collettivo chiamato Stralab, che è un laboratorio di comunicazione, soprattutto in ambito digitale. Questo spot racconta esattamente, cioè vuole sensibilizzare innanzitutto la dipendenza, anche tossica, dagli smartphone, ma in generale anche dai monitor, dagli schermi digitali. E quindi di come, essendo appunto dipendenti dal guardare ogni qualvolta uno smartphone, ci perdiamo quello che succede intorno. Ecco. Il terzo è stato Matteo Daddi, il video si intitola Vivi fuori dagli schemi. Bella la sensazione di vincere. Ma rimanere intrappolati è un attimo. Una metafora, della vita digitale raccontata tramite le immagini prese da un videogioco, in particolare il riferimento a un videogioco degli anni 80, famoso Pac-Man, e appunto c'è questa metafora dove il videogioco rappresenta la vita digitale con i social, la volontà di raccattare follower, like, eccetera. E che però tutto questo nasconde delle insidie e può portare a delle dipendenze, dei disturbi fisici e psichici. Torneremo a parlare del Corecom tra una settimana per la sua iniziativa del patentino digitale. Ci piace oggi, che abbiamo cominciato con un grande maestro della scuola e dell'educazione, chiudere con l'insediamento del nuovo Parlamento regionale degli studenti, che ha eletto a presidente Sofia Canovaro dell'Istituto Statale di Istruzione Forese di Portoferraio. Ho visto dei nuovi parlamentari molto attivi, sono sicura che verranno fuori tanti grandi progetti, perché alla fine il ruolo del Parlamento deve essere un ruolo attivo, una realtà attiva all'interno della vita scolastica di 160.000 studenti degli istituti secondari di secondo grado che ci sono in Toscana. Quindi speriamo di realizzare tanti progetti, magari delle proposte di legge, degli eventi che riescano a rappresentare appieno e a riflettere quei valori che sono cari agli studenti che noi rappresentiamo. Eletti anche i due vicepresidenti, Anna Pelletti del liceo Carducci di Lucca e Giovanni Carpitelli del liceo Galileo di Firenze. Canovaro prende il posto di Maria Vittoria D'Annunzio, la presidente uscente. L'esperienza fatta nell'ultima legislatura è stata unica nel suo genere, è stato proprio un indirizzamento di vita, una bellissima palestra di democrazia e dialogo. Non posso che essere soddisfatta del nostro operato e soprattutto soddisfatta della nuova presidente Sofia Canovaro, della quale provo un grande affetto, soprattutto consapevole del lavoro che ha svolto negli ultimi anni insieme a me. Quante cose anche oggi e molte altre le avrete viste nei nostri telegiornali. Appuntamento con Regionando, allora venerdì prossimo 8 dicembre alle 21:10, subito dopo il TG della sera.